Buonasera, buonasera, benvenuti. Sono Marco dell'Ufficio Formazione e abbiamo già con noi la dottoressa Cinzia Mion. Cinzia, buonasera, benvenuta. Grazie. Allora, le do del lei, visto i titoli accademici lunghissimi che ha, o continuiamo con No, 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 l'informale più? no. Passiamo subito. Grazie Cinzia di questa possibilità. Allora, se siete qui con noi sapete benissimo, conoscete già sicuramente la dottoressa Mion, anche perché se dovessi fare veramente una presentazione completa e esaustiva, Cinzia avrei bisogno di un webinar intero per dire tutto quello che hai fatto, che fai e che farai, perché sei formatrice, psicologa, già dirigente scolastica e pari opportunità non ne parliamo. Io ho avuto il privilegio. Vi annoiamo un po' con il mio trascorso con Cinzia. Ci siamo conosciuti in una fontana bellissima in occasione di un convegno che avevamo organizzato per presentare al mondo scuola il matrimonio che Raffaello ha fatto e che è ancora in essere con l'IRASE Nazionale, l'Istituto di Ricerca Accademica Sociale Educativa. Un bellissimo convegno, ma poi soprattutto abbiamo chiesto a Cinzia di collaborare con noi. Lei ovviamente non collabora solo con noi perché per il nome che ha sono tanti gli editori che la portano a sé, le fondazioni e le scuole, però qualcosina con noi abbiamo fatto. Hai scritto un bellissimo, interessantissimo articolo per la guida Momenti per crescere della collega appunto Marta Bartolucci, tua collega maestra, bellissima, la guida sta andando molto bene. Con noi, riprendo un attimo la condivisione dello schermo, abbiamo trasmesso un webinar bellissimo che poi facciamo così, lo dirò. Lo farò vedere alla fine. Come era il titolo? Maschi e femmine si nasce, uomini e donne si diventa. Sì. La parità di genere. A proposito di pari opportunità e identità di genere, che è un Esatto. argomento alla page oggi. Mai come oggi se ne sentirebbe bisogno di una puntata 2, 3, 4, 5 o Sì, 6. sì, sì. Bene, invece oggi parleremo di altro. Di cosa parleremo oggi, Cinzia? Oggi parleremo dei bisogni profondi dei bambini e delle bambine e soprattutto del linguaggio del corpo. Ah, linguaggio del corpo, allora già mi metto il naso. Allora, come sempre, io ho avuto il piacere già di dare un'occhiata alle slide che poi renderemo disponibili nella giornata di domani tramite appunto insieme alla registrazione integrale di questa diretta. Sono slide veramente importanti, non le leggeremo tutte approfonditamente, credo perché È sennò sarà troppo impossibile, in lungo. un'ora non ce la facciamo. Ecco, anche perché come sempre a noi piace dare un momento di scambio. Dare la possibilità non a tutti, perché solo in questo momento siamo già a 1500 in salita. Quindi ecco, però qualche domanda, la più interessante, magari tornerò in video per leggerti nella parte conclusiva. Quindi, dico due cose tecniche per gli amici e le amiche che magari sono per la prima volta con noi. L'attestato di partecipazione per questa diretta arriverà entro 7 giorni dalla conclusione della stessa. Riceverete un'email, né più né meno. La chat è deserabilitata perché la chat non permette di archiviare le domande che arrivano. Quindi potete utilizzare la funzione domande e risposte che trovate in basso, in modo tale che comunque se arrivano 10.000 domande, noi le mandiamo tutte alla dottoressa Mion, che poi lei domani ci darà risposta. Ma Magari non, no. maga non magari domani, perché sono Ok, occupata la non c'è settimana prossima. bisogno che scriviate la vostra presenza perché Zoom lo fa in automatico, quindi l'attestato viene inviato proprio in maniera automatica. Non prendo altro tempo, dottoressa Mion, Cinzia, buona diretta, ci vediamo. Fra un'oretta. Un'oretta. Grazie Marco. Allora, condividiamo il materiale. Ecco qua, presentazione. Andato a buon fine. Non so se vi ho ancora salutato. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vediamo un po'. Prima di incominciare ad entrare nell'argomento, secondo me, avendo la pretesa di fare qualcosa che non è solo un aggiornamento, ma che è anche qualche sfumatura di formazione, sottolineo queste premesse. Nella formazione in servizio bisogna imparare a farsi attraversare dagli stimoli, ma contemporaneamente autointerrogarsi per cogliere subito il divario che potrebbe esserci tra questi stimoli e le proprie pratiche relazionali o didattiche messe in atto, che è
naturalmente l'argomento che tratteremo. Diventa anche ineludibile, inoltre, cercare se ci sono delle idee implicite che a volte contano di più di quelle esplicitate e consapevoli. Avremo una slide su questo e su questo vi farò riflettere un po'. Non è facile, ma bisogna imparare, perché all'interno della trasformazione attesa, che è quello che vorrebbe riuscire ad ottenere qualsiasi formazione che possa chiamarsi tale, questa analisi è indispensabile. Allora, continuiamo queste piccole slide di ricerca un po' più approfondita di che cosa accade nella nostra mente quando ci predisponiamo a un lavoro di formazione, ripeto, non solo di aggiornamento. È indispensabile accettare di mettersi in contatto con un senso di moderata inadeguatezza, perché se uno arriva che si sente perfettamente adeguato al compito, è chiaro che non riesce a ricavare niente. Poi sapersi rapportare a un tempo reale, indispensabile per imparare a cambiare atteggiamento. Perché un tempo reale? Perché qualche volta noi amplifichiamo il tempo che dovrebbe servirci per questa trasformazione, diciamo mamma mia, ma io come faccio a diventare così? È una cosa troppo lontana dalla... No, questo non è un tempo reale, questo è un tempo dilatato che rende quasi un alibi per non fare niente, per poter cambiare, oppure addirittura restringerlo il tempo e dire ma io sono già così, io faccio già queste cose. Invece il tempo reale è quello di dire domani insieme alle colleghe provo a fare qualcosa. Allora cercare in ciò che viene offerto poi l'ignoto, non il già noto. Tutti funzioniamo così, per autoconsolarci. Cerchiamo le cose che sappiamo già. Questo per evitare la fatica del cambiamento. Poi avere un buon rapporto con le incertezze e le non chiarezze, non quindi erigere un muro perché non abbiamo nessun desiderio di incontrare le nostre incertezze, invece avere un buon rapporto significa attivare la curiosità per il sapere. Bion dice, uno psicoanalista inglese dice, ci sono tre possibilità di fronte alla formazione. La prima è apprezzare. Quindi dare un prezzo a quello che si sente rispetto al quale siamo esposti, però essere disponibile a pagarlo. E il prezzo è la fatica di pensare, oppure disprezzare, svalutare, distruggere per non pagare il prezzo. Così siamo a posto, non vale niente. Oppure fare la furbata di pensare, di appropriarsi del contenuto senza pagare il prezzo. Quindi attraverso il furto, dice Bion. Ma in questo modo le conoscenze si volatilizzano, è come scrivere sul ghiaccio. Allora vediamo, riassumiamo un po' quali sono questi atteggiamenti ineludibili, saper riconoscere i propri limiti e inadeguatezze, saper diventare professionisti riflessivi, quindi accettare anche di rivisitare la propria motivazione. Ma io sono ancora motivata, queste cose mi interessano ancora, mi smuovono dentro. Poi, professionisti riflessivi rispetto alle idee implicite, bisogna acchiapparle, non emergono semplicemente, rispetto alle nostre credenze, alla pratica didattica. Un'altra cosa su cui vorrò farvi riflettere stasera è il saper autopercepirsi, quindi saper cogliere le proprie difese e rigidità, il proprio mondo interno. Saper autointerrogarsi anche rispetto al proprio mondo interno, appunto, per cercare strategie alternative. Allora, perché il mondo interno? Perché educare comporta un lavoro di formazione su di sé e il proprio mondo interno, perché ciò che noi siamo ha risonanze nell'altro. Ecco perché diventa ineludibile saper autopercepirsi e autointerrogarsi. Ed è questa la differenza fra aggiornamento e formazione. Adesso vi ho trascritto una frase di Georges Maucon, che è un insegnante francese con una sostanziosa formazione psicoanalittica, che dice: il bambino è un simbolo carico di risonanze affettive per l'adulto e nel caso specifico della scuola per il maestro. Egli rievoca l'infanzia per colui che non è maturato. Con la sua debolezza provoca il sadismo. Qui mi piacerebbe fermarmi un attimo per dirvi che
Non è la prima volta che la stampa riporta degli atti di violenza, purtroppo è una cosa sgradevole anche da sentire, ma succede, degli atti di violenza da parte di docenti o educatrici del nido con bambini piccoli, perché si presume che il bambino poi non parli. Ecco, io credo che dentro a questo discorso dell'autopercezione noi dobbiamo sentire quando questo sadismo che ci appartiene a tutti, nessuno può dire io non ce l'ho, fa parte di noi, sta salendo e sta superando il limite. Allora, sapendo questo e avendo la possibilità insieme alle proprie colleghe di accordarsi per fare qualcosa, per cercare una strategia nel momento in cui si sente, perché siamo esseri umani, può succedere, qualche volta i bambini ci portano a questa esasperazione, metterci d'accordo e dire guarda, a un certo momento, se proprio non ce la faccio, vengo da te e te lo consegno per 5 minuti, oppure un'altra strategia, oppure la strategia, una specie di strategia personale di fare 3-4 respiri profondi, ma l'autopercezione deve arrivare prima che succeda qualcosa di irreparabile. Il consiglio che vi do è di accordarvi tra voi. Con il suo bisogno di tenerezza sollecita la seduzione, con il suo scarso controllo pulsionale determina ansia. Dobbiamo saperlo questo. Questa è una frase presa dalla formazione psicosociale di cui non posso dirvi di più perché il tempo stringe. René Caes dice: la passione che anima le attività di formazione, al di là di ogni dottrina, di ogni ideologia, è da attribuirsi al fatto che il desiderio di formare è un'emanazione della pulsione di vita. Si tratta di creare la vita e di mantenerla. E questa è una cosa bellissima che noi viviamo ogni giorno con i bambini. Ma insieme alla pulsione di vita in lotta con essa, sono costantemente all'opera le pulsioni distruttive. Il desiderio di dare la vita si intreccia con il desiderio di deformare, di distruggere l'essere in formazione che sfugge al formatore, che ferisce il suo narcisismo resistendogli, non piegandosi a divenirne l'oggetto ideale desiderato. Questa ambivalenza marca profondamente gli atteggiamenti degli insegnanti, proprio in quanto formatori. Adesso, io so che questa slide vi provocherà un senso di disappunto. Allora, vi dico che anche le madri provano a un certo momento questa ambivalenza forte quando i loro bambini non stanno diventando quello che loro vorrebbero. E ve lo dico in dialetto veneto e sono sicurissima, perché in ogni regione c'è questo modo di dire che le madri dicono, glielo dico in dialetto veneto, sono sicura, volevo dire che nelle vostre regioni si dice la stessa cosa. Guarda che mi te go fatto e mi te desfo. Ecco, in questa frase riassunta in questo modo così un po' grezzo del dialetto c'è tutto il senso di questa slide. Quindi questa cosa è vera. Se dopo andiamo a vedere più in profondità all'interno, per esempio, della scuola secondaria di primo e secondo grado, eccetera, al momento della valutazione, purtroppo questa modalità del desiderio di deformare potrebbe tradursi anche, lo diciamo sottovoce, in una valutazione negativa se non viene naturalmente interpretata da parte del docente che ha un po' di formazione come un momento che deve essere rielaborato. Allora, adesso leggiamoci dalle indicazioni nazionali che cosa si dice rispetto alla relazione. Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con una capacità di osservazione del bambino, di una presa in carico del suo mondo, di lettura delle sue scoperte, di sostegno, incoraggiamento all'evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli attraverso un'appropriata regia pedagogica. Allora, adesso diamo un colpo
di sonda dentro a quelli che sono i bisogni dei bambini, i bisogni di tutti i bambini. Naturalmente l'accettazione ho messo in condizionata, nel senso che il progetto educativo verrà dopo, ma il primo momento è chiaro che deve essere di accettazione. È Rogers che ne parla, che la definisce così. Poi di contenimento, qui bisognerebbe fermarci un attimo. Non è solo il contenimento winnicottiano, che è l'abbraccio, oppure quello di Esther Bick, che dice che è la nostra pelle che ci contiene. Il contenimento è anche quello che dà il senso del limite. Voglio dire, le regole e i no per i bambini sono un lavoro di contenimento. E se il bambino non si è sentito contenuto nel momento in cui lui non ha accettato il no del genitore, perché il genitore, rispetto al capriccio del bambino, che è nella fase oppositiva, va in pezzi, nel senso che non è in grado di sopportare a livello mentale questo capriccio, il bambino non si sente contenuto. Questa è una cosa molto importante che andrebbe trasferita nell'educazione genitoriale. Quindi è importante, perché il limite ti dà sicurezza. Proviamo a pensare come ci sentiremmo noi ad andare a guidare, andare per la strada senza conoscere il regolamento della strada, senza rispettarlo. Ci sentiremmo senza contenimento, sperduti. Poi il bisogno di riconoscimento, naturalmente, dell'identità, anche di quella di genere, ma non dei suoi stereotipi. Citava Marco prima questa formazione fatta, di cui senz'altro lui avrà ancora le slide se a qualcuno interessa. Poi anche il bisogno di sentirsi capaci, di essere in grado di. Cioè, motivazioni intrinseche di Brunner, cioè il desiderio di essere competenti. È una motivazione fortissima, autogratificante, non c'è bisogno di rinforzarla, perché il bambino si sente già gratificato quando è in grado di fare qualcosa. E infatti, fin da piccolo, lui dice da solo, vuol fare da solo. Poi, ovviamente, di comunicazione, ed è un po' il focus di questo intervento mio formativo, prima di tutto del linguaggio del corpo, dell'ascolto, del dialogo, poi anche di esplorare ha bisogno. È per questo che l'ambiente deve essere stimolante, sia l'ambiente interno alla scuola che quello esterno, e l'abbiamo sperimentato anche con questa pandemia quanto sia importante l'ambiente esterno. Di relazione significativa, mi sembra abbastanza anche scontato, sia con gli adulti che con i pari. E poi di crescere, quindi di raggiungere autonomia e competenza, che sono i primi due pilastri, le prime due finalità dell'indicazione. Poi di cura, naturalmente, e di attenzione. Vediamo un po' in che cosa consiste l'ascolto del bambino, come devo mettermi quando ad ascoltare il bambino devo mettere una particolare attenzione, perché mi rendo conto che il bambino è in una particolare situazione di disagio. I fattori che aiutano l'ascolto: sospendere il giudizio, quindi non pensare già che cosa avrà il bambino, ma cercare di ascoltarlo. Attivare una partecipazione empatica, quindi provare a sentire quello che lui sta provando in quel momento. Sospendere le altre attività, non continuare a parlare o ad ascoltarlo facendo le altre cose, mettersi all'altezza del bambino e guardandolo negli occhi, rallentando i gesti, dire che ti succede, e quindi attivare l'empatia. Adesso ho messo una slide un po' lunga, un po' complicata, che però secondo me è importante, che è la genesi della comunicazione. Da dove nasce la prima comunicazione tra la madre e il bambino? Intanto dalla rottura della fusionalità dell'utero materno. E alle danze interattive, adesso vi dirò chi è che ha coniato questo termine, poi al linguaggio preverbale e poi verbale. Cosa sono le danze interattive? È Daniel Stern che parla di danze interattive, che sono quelle comunicazioni precocissime tra il neonato e la madre, che sono fatte di sguardo, di gorgheggi, di smorfie,
tutte quelle modalità che il bambino imita e la madre risponde a lui, che sono proprio le danze interattive, perché Daniel Stern dice che il bambino nasce già competente in questo senso, quindi nasce già in grado di entrare in comunicazione e di aspettarsi che a un sorriso corrisponda un sorriso. Precedentemente a Jules Guérin era partito dal linguaggio più arcaico, che è il dialogo tonico. In questo caso prende in considerazione il tono muscolare tra la madre e il bambino. Quindi il fatto che il bambino, quando è in una situazione di, sto parlando del neonato, di disagio, si tende e quindi la madre si allerta, e quando invece è pieno di latte, pieno di sonno, perfettamente rilassato, si rilassa completamente e la madre si concede il piacere di sentire il proprio bambino rilassato tra le sue braccia. Ecco, questo è il dialogo tonico, è la prima comunicazione che ognuno di noi ha vissuto venendo al mondo. Brunner parla già di Daniel Stern negli anni 70, perché Daniel Stern è diventato famoso negli anni abbastanza recenti, anche se è mancato 6-7 anni fa, perché è entrato in comunicazione con Gallese, che è quello che ha scoperto i neuroni specchio. Allora, già negli anni 70 Brunner ha parlato di Daniel Stern e del linguaggio pre-verbale. Il neonato, un po' più avanti delle danze interattive, quando comunica già meglio con la madre, sempre a livello corporeo però, e sempre comunque in una modalità che non è ancora il linguaggio deittico, quello che indica, guarda da una certa parte. La madre istintivamente guarda dove guarda il bambino, quindi l'attenzione condivisa, lo sguardo congiunto e poi l'azione reciproca. Se per esempio il bambino guarda ed è possibile che la madre gli offra quello che ha su quello, quell'oggetto che il bambino stava guardando, è possibile che la madre glielo dia, l'azione reciproca. Poi emerge il linguaggio deittico, sempre il linguaggio corporeo, che è quello indicativo. E a questo linguaggio deittico corrisponde la ridefinizione verbale della madre o dell'educatrice. Ho capito cosa vuoi, andiamo vicino, vuoi questo quadro? Oppure vuoi questo oggetto che è sopra il tavolo? Mi stai indicando questo oggetto che è sopra il tavolo? Vediamo se te lo posso dare, però lo tengo io perché è un bicchiere e se cade si rompe. Allora in questo modo passano determinate funzioni cognitive, le funzioni per esempio topologiche sopra sotto, davanti dietro, e anche causa-effetto, perché se cade si rompe. E siamo ancora dentro al linguaggio corporeo del bambino, che è il linguaggio deittico, e la ridefinizione verbale della madre. Ma alla nascita del linguaggio verbale, quando questo linguaggio pre-verbale diventa il vero linguaggio verbale da parte del bambino, che fine fa l'intesa corporea? Naturalmente va a definire con i suoi colori e le sue vibrazioni, le emozioni e la relazione. Ho parlato di corpo. Allora, quale ruolo? Perché dico questo sconosciuto? Perché il corpo viene a un certo momento abbastanza sottovalutato, viene surclassato dal linguaggio verbale, e invece ha un'importanza grandissima. Quale ruolo avrà il corpo nel difficile compito che spetta il bambino quando inizia la sua evoluzione? Tralasciamo il periodo di stretto contatto con la madre affrontato altrove. Iniziamo a prendere in considerazione il bambino al nido, prima di tutto. Prima struttura deputata all'accoglienza del neonato. Il bambino al suo ingresso scopre il mondo degli altri, di nuovi adulti, fuori dal contesto. Questo anche alla scuola dell'infanzia. Li incontra attraverso il suo corpo e quello degli altri. E questi corpi sono portatori dei loro desideri, paure, divieti, ambivalenze che abitano nel nostro corpo anche se sono nel mondo interno. Che fatica imparare a coniugare i propri desideri, i propri bisogni con quelli degli altri. Tutte le tensioni, infatti, positive o negative, anche inconsce,
vengono percepite attraverso il linguaggio del corpo, attraverso il messaggio analogico che il corpo trasmette, attraverso il tono muscolare, la postura, la mimica, il gesto, la voce. Bisognerebbe che fossimo più consapevoli di questo. Infatti, tutte queste osservazioni ci fanno focalizzare e capire l'importanza della corporeità e di conseguenza della necessità di una formazione corporea. Vediamo com'è vissuto il corpo oggi. Vi dicevo prima che è misconosciuto nella sua importanza. Oppure è super investito narcisisticamente, palestrato, ipertonico, quello dello sportivo, liftato. Oggi conta avere un corpo invece della dimensione esistenziale del proprio corpo. Oppure il corpo portato appresso come un bagaglio scomodo, opaco e sconosciuto, distrutto dalla fatica, consumato dallo stress e dal lavoro. Invece di un corpo come modalità di essere al mondo, di relazionarsi con gli altri, di sentire, di gioire, di soffrire, e come modalità di conoscere. Qualcosa sulla formazione personale corporea, visto che ve l'ho nominata. Dobbiamo anche sapere, e questo lo dico, che la prima formazione che io ho cominciato a fare con i docenti e non solo i docenti è stata la formazione in psicomotricità relazionale, che è la formazione corporea. Allora, chiusa la parentesi, è importante che educatori e docenti capiscano attraverso una formazione corporea personale, che tutti secondo me dovrebbero avere, innanzitutto qual è il livello della loro corazza tonica. Che cos'è la corazza tonica? È quella modalità di vivere, di utilizzare il nostro tono muscolare come una difesa nei confronti degli altri, che è automatica e si scopre attraverso la formazione corporea, perché ognuno di noi si costruisce nel tempo una corazza tonica, che manda però agli altri messaggi di rifiuto di cui non siamo consapevoli. Il lavoro sul corpo fa emergere questo tipo di rigidità su cui all'interno della formazione è possibile intervenire controllando meglio il tono muscolare. Questa è una cosa importantissima, perché dovete sapere che voi potete dire tutte le carinerie del mondo al bambino, ma se a un certo momento il vostro corpo è rigido, non è accogliente, quello che il bambino sente, percepisce, non è il senso delle parole, ma è quello che il corpo trasmette. Se il messaggio che voi state dando è un messaggio in conflitto tra quello che è il messaggio corporeo e quello verbale. La consapevolezza rispetto a tale tematica porta a una professionalità più significativa e completa. Allora, ricapitolando, per poter gestire una relazione adeguata ai bisogni profondi, allora, sapere autopercepirsi, saper autointerrogarsi. Ecco, questa è una cosa importantissima. Non dobbiamo dare per scontato che il nostro livello di formazione sia già al top. Autointerrogarsi e naturalmente anche scambiare all'interno della comunità professionale di docenti, dentro al vostro gruppo di riferimento, non aver paura, anzi è molto importante che questo avvenga, anche di chiedere aiuto semmai, poi l'ascolto empatico e l'osservazione partecipe. E poi a un certo momento stimolare i bambini, non troppo poco, ma nemmeno troppo. Eccole qua le idee implicite. Interrogarsi sull'idea di bambino e bambina, sulla differenza di genere oltre gli stereotipi. Perché maschi e femmine si nasce, ma uomini e donne si diventa, dicevamo prima. Siamo portatrici di stereotipi, rischiamo di trasmetterli, non posso dilungarmi adesso su questo, ma è molto importante anche sapere che nell'idea implicita di bambino e bambina, magari noi ci aspettiamo che la bambina sia arrendevole e che il bambino pianga meno, quando invece a un certo momento possiamo trovarci davanti a modalità diverse che sono meno stereotipate di quello che noi ci aspettiamo. Ed è importante non intervenire ribadendo vecchi stereotipi di cui spesso purtroppo siamo tutti portatori e portatrici. E poi l'idea di scuola dell'infanzia. Perché si differenzia dalla scuola primaria? E qui mi rivolgo a quelle insegnanti che precocemente insegnano a leggere e a scrivere alla scuola dell'infanzia con quelle schede famigerate.
Oppure l'idea di docente della scuola dell'infanzia, quale specificità rispetto a quello degli altri ordini di scuola e agli educatori dei nidi? L'idea di continuità con il nido, non solo con la scuola primaria. E questo è molto importante, è una slide dopo per dire di avere uno sguardo verso il basso, non solo verso l'alto. L'idea di educazione, quale orientamento pedagogico? Ci piacciono i bambini ben allineati, ben educati? Stiamo attenti, perché siamo lì per l'educazione del bambino, non per il bambino ben educato, intendendo quello, non sperando di non essere fraintesa, diciamo. E l'idea di metodologia didattica e poi l'idea di autovalutazione. È chiaro che io devo anche valutare i bambini, non di sicuro crocettando schede prefabbricate, ma è insito nell'idea di educazione e anche di istruzione una valutazione del bambino per capire dove sono arrivati e come faccio ad intervenire per sostenerli. Ma in questo è molto importante che l'insegnante anche impari e frequentemente ad autovalutarsi. E adesso passiamo ai permessi impliciti, su cui avevo scritto un articolo per la Raffaello. Cosa sono i permessi impliciti? Ci rimandano al discorso del linguaggio corporeo. E li ho presi dal modello dell'analisi transazionale, che è un modello di psicologico di terapia, di psicoterapia. Ha affrontato questa analisi transazionale il problema del linguaggio del corpo in riferimento alla soddisfazione dei bisogni profondi, che è l'argomento che stiamo discutendo. E a proposito di ciò ha coniato l'espressione di permesso implicito, che l'adulto educatore, utilizzando appunto il linguaggio del corpo, dovrebbe trasmettere ai suoi allievi per agevolarne una crescita armonica. Quindi il permesso implicito non è un permesso verbale. Il primo permesso è quello di esistere. E voi direte, beh, per forza. No, non è tanto per forza. Si tratta del riconoscimento incondizionato. È come se l'insegnante facesse uscire dallo sfondo l'allievo, il bambino, al suo ingresso a scuola e gli mandasse dei messaggi impliciti del tipo: riconosco che ci sei, mi piaci, vai bene così, a prescindere dall'identità di genere, da tutte le caratteristiche fisiche e caratteriali, su cui ovviamente dovrà essere attivato un progetto educativo, a prescindere da tutti gli aspetti con cui il bambino si presenta. Poi il permesso implicito di essere se stesso non è una cosa da poco, che richiede una particolare attenzione a tante variabili, da quelle riguardanti lo stile cognitivo, per esempio l'insegnante che è portatrice di uno stile cognitivo riflessivo, quindi molto cauta nel prendere decisioni, nell'avere a disposizione tutto il puzzle prima di decidere di che cosa si tratta. E invece lo stile impulsivo è quello di azzardare la risposta. Se è portatrice di uno stile riflessivo, senza saperlo, tenderà a rinforzare i bambini portatori di questo stile e dirà agli altri: pensa prima di parlare. Se invece l'insegnante è portatrice di uno stile impulsivo, di fronte al bambino lento che vuole avere la sicurezza prima di dare una risposta, magari dirà: ma svegliati, stai dormendo, che cose del genere, sto esagerando, ma per farvi capire. È importante che il bambino si senta riconosciuto dentro al permesso implicito di essere se stesso. Semmai dopo ci sarà la possibilità di intervenire per farli contaminare questi stili tra loro. C'è lo stile convergente e divergente, lo stile visivo uditivo, eccetera, eccetera. Quindi mai confrontarlo con quello degli altri. Ognuno deve essere riconosciuto in questa sua particolare modalità di categorizzare il mondo e di usare il suo stile cognitivo. E poi il permesso di provare emozioni e sentimenti, facendo in modo che tutte le emozioni naturali, la paura, la rabbia, la tristezza e la gioia, ricevano il permesso di essere provate sia da maschi che da femmine.
sono sicura che voi non direte mai, ma tu non sei mica una femminuccia, non devi avere paura, sono sicura che non lo direte mai, ma a casa probabilmente lo sentono i maschi. Quindi bisognerà che almeno a scuola ci sia questo passi, questo permesso implicito di provare tutta la gamma delle emozioni naturali e di essere se stesso, che, di cui fa parte anche l'identità di genere, problema molto delicato che meriterebbe un discorso a parte e che io in altra sede ho già fatto. Altri permessi impliciti sono essere in grado di pensare, permesso importantissimo, di attivare pensieri suoi, tuoi, validi, autentici, che io vorrei ascoltare perché sono senz'altro interessanti. Per me lo sono. Questo deve sentire il bambino nel permesso implicito di pensare. E quindi avrà il coraggio, per esempio, di fare delle ipotesi quando voi avvierete un discorso più cognitivo. Puoi anche partecipare, stare vicino agli altri. Lo so che ti piace, che ne hai molto bisogno, lo capisco bene. Ecco il permesso implicito di far parte, di partecipare. Inoltre hai il permesso di avere l'età che hai, senza accelerazioni, che rispondono spesso alle aspettative dei genitori, oppure rallentamenti per farti restare a lungo piccolo, perché i bambini piccoli fanno tanta tenerezza, anche questa in genere. È una modalità di permesso implicito che qualche genitore non dà. E puoi inoltre affermarti, avere successo, che non significa primeggiare, significa essere capace, come dicevamo prima. Tramite i messaggi veicolati in modo implicito e a volte anche esplicito, i bambini si costruiscono un'immagine positiva di sé, il nucleo preziosissimo dell'autostima e della fiducia in se stessi. E adesso arriviamo al processo di incoraggiamento, che è una cosa estremamente importante. Cerini diceva sempre che l'adulto deve essere incoraggiante e di questo processo di incoraggiamento noi troviamo traccia anche nelle linee guida 06 recenti. Che cos'è il processo di incoraggiamento? Innanzitutto significa stimare il bambino così com'è, come dicevo prima. L'accettazione incondizionata, e ripeto che non significa non avere un progetto educativo per lui, ma il bambino deve sentire che è, almeno inizialmente è accettato così com'è, per come si presenta. Poi dimostrargli fiducia esplicitandola in modo tale che possa averla in se stesso. Per esempio in questo, e lo dirò nella slide successiva, è molto importante che l'insegnante si predisponga a farsi spiazzare, a farsi stupire da qualcosa che il bambino può fare. Magari non si aspetta da quel bambino taciturno oppure piuttosto esagitato che intervenga in una situazione, per esempio, emotiva per un bambino che è in difficoltà, che magari si mette a piangere o che è mortificato, e che gli vada vicino e gli metta il braccio sulle spalle, gli parli per consolarlo. Questa è una cosa estremamente importante. E se l'insegnante non se l'aspetta da quel bambino, diventa ancora più importante perché va verbalizzata subito. Sai che ti ho visto? Non me l'aspettavo, ma ti ho visto l'altro giorno, ieri o un'ora fa, quando ti sei comportato così con il compagnetto. Sei stato proprio bravo. Quindi dimostrargli fiducia in modo tale che possa averla in se stesso. Credere nelle capacità del bambino, conquistarsi la sua confidenza e al tempo stesso formarlo al rispetto di se stesso, che fa parte della modalità precedente di dimostrargli fiducia. Riconoscere un lavoro ben fatto, elogiare gli sforzi compiuti. Magari non è al top questo lavoro, però il bambino si è sforzato, quindi noi senza mentire elogiamo gli sforzi compiuti. E poi fare uso del gruppo per facilitare e incrementare la maturazione del bambino, perché è ovvio che il processo di incoraggiamento vale di più per i bambini
che noi ci rendiamo conto sono scoraggiati e sappiamo benissimo come si comportano i bambini scoraggiati. Integrarlo nel gruppo in modo che il bambino sia sicuro della sua posizione all'interno, perché c'è una legge non scritta che ogni bambino ha il bisogno di sentire la sua integrazione all'interno di un gruppo, che potrebbe non essere tutta la sezione, ma potrebbe essere un gruppo di riferimento. Ogni bambino ha bisogno di questo, quindi deve sentire la sicurezza della sua posizione all'interno del gruppo. Eccolo qua, la frase che vi dicevo, lasciarsi sempre meravigliare, spiazzare dalle piccole conquiste e piccole competenze acquisite, anche se non previste e non insegnate, ed esplicitarla questa cosa. Per esempio, succede qualcosa in cortile in cui un bambino da cui non vi aspettate questa competenza, anzi, organizza un gioco. E questa cosa che vi ha spiazzato va sottolineata e questa restituzione va proprio regalata al bambino. Riconoscere e mettere a fuoco le sue doti e anche le sue risorse. Naturalmente per poterlo fare in modo oculato non è sufficiente dire bene, bravo, assolutamente. Il bambino è in grado benissimo di capire se questo bene, bravo è una cosa campata per aria. Invece osservarlo bene, come dicono le indicazioni, per riconoscere e mettere a fuoco le sue doti e le sue risorse è fondamentale. Utilizzare gli interessi del bambino per accrescere la sua motivazione, questo poi è fondamentale, perché mantenere sempre alta la motivazione, vi ricordo il discorso di Brunner che parla della curiosità e desiderio di competenza come motivazioni intrinseche autogratificanti che sono fondamentali. E poi c'è anche la necessità a un certo punto per essere in grado di intervenire in modo adeguato sempre nella relazione con i bambini, in questo momento bambini in difficoltà, che potrebbero non essere quelli scoraggiati, ma voi capite che sono in difficoltà. Provare a documentare, a prendere nota, a mettere da parte quello che riuscite a raccogliere, perché questa documentazione, e lo dice Battista Borghi che si è interessato molto della documentazione, questa documentazione ha lo scopo di mettere in evidenza le differenze, i bisogni diversi e quindi le diverse soluzioni che è necessario mettere in campo di volta in volta. Potrebbe essere la storia di un bambino che sta cercando la propria strada. È una storia sulla fatica e insieme sulla grande avventura dell'integrazione. Quindi sapere cosa scegliere, cosa mettere da parte, il disegno, il dialogo. Usate anche le registrazioni quando i bambini dialogano tra loro, quando provano ad argomentare su qualcosa e controargomentare. Naturalmente si sono messi nella situazione ottimale di discutere tra loro, quindi voi siete nella situazione di diminuire il vostro intervento per lasciare spazio alla discussione. Vi ricordo un libro bellissimo di Clotilde Pontecorvo e Anna Maria Aiello e Cristina Zuccarmaglio, Discutendo si impara. E dentro a questo libro ci sono anche dei protocolli di trascrizione dei dialoghi tra bambini che naturalmente sanno argomentare e controargomentare rispetto alle loro idee intorno ai dati, per esempio, della natura con cui vengono in contatto, rispetto ai lavori di esplorazione, se voi li mettete nella situazione di poterlo fare. Quindi non di insegnare loro direttamente, ma fare in modo di sollecitare la loro curiosità e anche cercare di tirar fuori quelle che sono le loro preconoscenze rispetto a quello che state presentando. Adesso un po' di attenzione, perché sempre all'interno della relazione e dei bisogni dei bambini c'è uno psicanalista che si chiama Franco Fornari, che ha fatto
uno studio sui codici affettivi educativi degli insegnanti ed ha individuato tre tipi di codici intesi come modalità privilegiate da parte degli insegnanti di rivolgersi ai loro bambini. Allora, c'è un codice materno, lui dice, che è caratterizzato dalle dimensioni affettive, chiaramente, quindi dell'accoglienza, dell'ascolto, che è soprattutto il codice corporeo di cui abbiamo parlato, del contenimento, del sostegno, della valorizzazione. Però c'è un codice anche paterno all'interno della scuola dell'infanzia. A un certo momento i bambini incontrano le regole che magari non hanno ricevuto in famiglia, incontrano il no che non hanno ricevuto in famiglia. Questo è il codice paterno, che è la dimensione della separazione. Infatti, già all'entrata alla scuola dell'infanzia vivono questa separazione, dei limiti di cui vi parlavo prima, dei vincoli e delle regole, della responsabilità nei confronti delle conseguenze delle proprie azioni. È il principio di realtà. Alla scuola dell'infanzia, come in tutte le altre scuole in cui ci sia la mensa, il principio di realtà è che si mangia quello, diremmo una volta, che passa il convento. Questo è un principio di realtà, perché io ho scoperto precocissimamente, vale a dire una trentina di anni fa, che, e naturalmente i genitori continuano secondo me a fare questo, che a un certo punto evidentemente chiedono ai bambini: vuoi questo o vuoi quello? Lo so che il tempo corre, ma ve la voglio raccontare questa cosa. Non ero all'interno della scuola dell'infanzia, però di una seconda elementare, e andavo alla mensa a vedere cosa mangiavano e qualche volta mangiavo con loro. Un giorno una bambina, c'erano i piatti preconfezionati col cellophane, aveva lasciato intatta una pasta asciutta al sugo. E ho chiesto: come mai non hai mangiato? Dice: non mi piaceva. Come non ti piaceva? Non è neanche aperta. Pensavo mi dicesse: non mi piaceva la pasta al sugo. E mi ha detto: non mi piacciono le farfalle. Guardate, sono rimasta scioccata. E allora mi sono chiesta: ma questa bambina in casa, detta, e probabilmente se ha fratelli non è detto che a tutti vada un tipo di pasta, è detta ordina alla madre su quello, pazzesca sta cosa. Allora il principio di realtà che i bambini incontrano alla scuola dell'infanzia è fondamentale. Poi della valutazione mite e formativa per sempre, non mi posso soffermare, anche se è un tema che mi interessa. E poi c'è anche un codice fraterno. Che cos'è il codice fraterno? È quello della cooperazione, che getta le basi per una cooperazione costruttiva e attiva al fine di realizzare una comunità di apprendimento. Le indicazioni parlano di comunità di apprendimento, quindi di imparare anche dagli altri. I bambini non imparano solo dall'adulto, imparano anche dagli altri. Naturalmente non bisogna privilegiarne uno, anche se è ovvio che più il bambino è piccolo, più diventa importante il codice materno. Però guardate che è fondamentale anche quello paterno e quello fraterno. Quindi la necessità di intrecciare i tre codici, le tre modalità di relazionarsi con i bambini. Siamo sicuri che questo avvenga in modo non squilibrato? Adesso, quello che vi dicevo, uno sguardo verso il basso. Aver cura. Perché vi invito a dare uno sguardo verso il basso? Perché so per esperienza che in tutti i gradi di scuola lo sguardo è verso l'alto. La scuola primaria guarda la scuola media di primo grado guarda quella di secondo grado e le insegnanti della scuola dell'infanzia guardano la scuola primaria. E invece io invito sempre a dare uno sguardo anche, non anche verso il basso, per mantenere alcune caratteristiche tipiche del nido, vale a dire un'attenzione, un ascolto attento
anche durante i momenti cruciali delle routine, dove è importante la voce, non deve essere solo una voce incalzante che dà fretta. La narrazione a specchio, vale a dire adesso cosa stiamo facendo, dove i bambini devono anche imparare i turni o devono capire perché si fanno queste cose. Attenzione alla gestualità, alla corporeità, lo sguardo. Ricordatevi sempre che quando dovete comunicare qualcosa di pregnante è importante la lentezza del gesto che trasmette empatia e il tono muscolare che non è irrigidito. Attenzione poi all'incontro con i saperi. Non tanto ti insegno, ma ti incoraggio, ti inoltro all'esplorazione, alla co-costruzione di nuove conoscenze, all'attivazione della curiosità, ad azzardare delle ipotesi, come dicono le indicazioni. Naturalmente anche alla scuola primaria serve uno sguardo verso il basso. Poi diamo un colpo di sonda dentro alla scuola dell'infanzia oggi. Sono presenti due sindromi. La sindrome da carenza di autonomia. Ci sono ancora bambini che arrivano con i pannolini, credetemi che 20 anni fa non succedeva assolutamente, tranne per i bambini con qualche problema, e col biberon che non sanno masticare. Mi sono spiegata? Questa è una carenza di autonomia su cui dobbiamo coinvolgere i genitori. Oppure la sindrome da carenza di dipendenza, difficoltà a satellizzarsi. Perché a un certo momento si chiama satellizzazione, quel passaggio per cui il bambino dalla fase dell'opposizione capisce che nei confronti dell'adulto deve a un certo momento adattarsi. E il bambino che fa fatica ad assumere il no perché non è stato abituato dimostra una carenza di dipendenza. La scuola dell'infanzia perciò ha un doppio compito, che non è facile coniugare queste due dimensioni dell'autonomia e dipendenza che sembrano essere in conflitto tra loro e che sono presenti. Rispetto all'autonomia, sensibilizzare i genitori alla necessità di rendere autonomi di più i bambini. Naturalmente questo non in modo predicatorio, ma descrivere, esaltandoli, i momenti dei progressi nell'autonomia del bambino, dire sa che oggi suo figlio è riuscito a mangiare e a masticare da solo, piano, con pazienza, le cose abbastanza tenere, eccetera, oppure è riuscito a stare senza pannolino e a chiedere, coinvolgere in modo da sollecitare l'orgoglio dei genitori nei progressi dell'autonomia dei bambini. Quindi imparare a rapportarsi con i genitori senza contrapporsi. Io ricordo che dicevo ai miei insegnanti, non immaginatevi di essere di fronte al genitore, perché vi viene automatico puntare il dito. Immaginatevi di averlo di fianco e di avere davanti il bambino al quale dovete rapportarvi in una relazione di aiuto, voi con le vostre caratteristiche di docenti di scuola, insieme al genitore con le sue caratteristiche genitoriali a casa. Osservare i segni di disagio precoci. Prima parlavo di documentare, adesso anche osservare i disegni di disagio precoci, non per crocettarli, ma per sostenere il bambino. Possono essere ansia, irrequietezza, difficoltà di inserimento nel gruppo o nel gioco, essere sempre periferici. E noi naturalmente, come dicevamo prima, dovremmo trasmettere il messaggio implicito che può partecipare, ma può non essere sufficiente, quindi bisogna fare in modo di incoraggiarlo a inserirsi nel gruppo. Difficoltà poi di concentrazione ed attenzione. Paura o resistenza ad entrare nella scuola, paura di non essere all'altezza, anche questo è un segnale precoce, paura dell'esclusione, opposizione, che quasi sempre l'opposizione è un segnale di disagio. Qui
due slide veloci perché richiederebbero chiaramente i discorsi dell'alfabetizzazione emotiva sono estremamente importanti, ma richiedono ben altri tempi, però ho buttato lì l'argomento. Essere consapevoli delle emozioni del bambino o della bambina, quindi fare attenzione, riconoscere, e riconoscere nell'emozione un'opportunità anche di intimità, anche se è vissuta all'interno della sezione, e di insegnamento. Le emozioni oggi, diversamente da quando eravate piccole voi, non dico io perché la mia è la preistoria, sono molto valorizzate. Le neuroscienze hanno riconosciuto nelle emozioni qualcosa di molto importante. L'emozione non è qualcosa che deve essere tenuta a bada perché vi impedisce di raggiungere l'obiettivo, vi impedisce di essere determinati, freddi, eccetera. Le emozioni sono importanti e devono essere riconosciute da parte del bambino e dell'adulto come qualcosa che va vissuta, espressa e anche riconosciuta nella diversità delle emozioni naturali. Quindi la prima cosa da fare è convalidare le emozioni del bambino, che deve essere ascoltato con empatia e magari dirgli: capisco che tu sia arrabbiato, anch'io il tuo posto lo sarei, oppure anche a me succede ancora di arrabbiarmi se mi fanno questo, o capisco che tu abbia paura. Vedremo adesso come fare. Aiutare il bambino a trovare le parole giuste che rispecchiano le emozioni che sta provando. Beccandolo, così si fa per dire, possiamo parlare del fatto che quello che stai provando è una grande rabbia, che sei arrabbiato, possiamo dire così, oppure possiamo dire che sei triste. Poi porre dei limiti, perché per esempio il bambino arrabbiato vorrebbe sfogare la sua rabbia e magari diventare aggressivo, allora porre dei limiti. Mentre l'insegnante aiuta il bambino o la bambina a esplorare le strategie per risolvere il problema, ecco, hai ragione, questo potresti fare, ma non questo. Per esempio, sei arrabbiato perché il tuo amico non vuol più darti la mano, oppure non ti presta il gioco, oppure una qualsiasi cosa che può succedere, allora vediamo un po'. Questo è il problema. Cosa potresti fare? Provare a vedere se i bambini cominciano, nel momento in cui pensano a una strategia, il livello della rabbia intanto diminuisce. Però dobbiamo porre dei limiti, perché lui potrebbe anche dire: ma vado a riprendermelo, glielo do in testa, che ne so, una cosa su cui il docente deve intervenire. Questo no, non lo puoi fare. Oppure imparare a fare all'altro una richiesta adeguata. E questo richiederebbe come minimo altra mezz'ora. Le parole che si possono utilizzare, qualche esempio così volante. Capisco, è duro per te. È difficile sopportare questa cosa. Vedo che sei triste, non va troppo bene oggi. Immagino che, capisco che devi soffrire. Sei triste, preoccupato, arrabbiato, sei in collera. Ti senti triste all'idea di non vedere più, eccetera. Hai voglia di vendicarti, non vederlo più, oppure telefonargli, far la pace. Ti piacerebbe o ti piace? Ecco, io, perfetta nel tempo, ho finito. Allora, mi disconnetto e aspetto le domande. Com'è andata, Marco? È andata benissimo, perché è sempre un piacere ascoltarti, quindi abbiamo messo per me, perché imparo sempre qualcosa di nuovo, anzi tanto di nuovo, perché tanto da imparare. Benissimo, perché sono arrivati tantissimi complimenti, ma sappiate che per statuto non vengono letti in diretta i complimenti, quindi poi però li giriamo tutti alla dottoressa Mioni, li leggerà tutti per uno. Allora, facciamo così, ti faccio prendere un attimino un respiro, perché faccio vedere, mi hanno chiesto in tanti, dove poter rivedere questa diretta e anche il webinar di cui abbiamo parlato all'inizio. Io ho messo nella chat generale il link, perché trovate tutto su Raffaello Formazione. Condivido un attimo lo schermo. Allora, partiamo da qui. Condividi. Questo è, vediamo anzi là, Raffaello Formazione direttamente.
su Raffaello Formazione. Questo è il nuovo sito di Raffaello Formazione. Anzi, domani abbiamo la Mindfulness con il maestro yoga Elio Manzi. Elio Manni, non perdetevelo perché veramente è molto interessante. Allora, qui abbiamo due possibilità. La diretta di oggi è dentro Scuola dell'Infanzia, esattamente lo stesso spazio che avete utilizzato per iscriversi. Oggi vedete iscriviti al webinar, domani ci sarà rivedi il webinar, compreso delle slide, e ti ringrazio in nome della casa editrice perché le tue slide sono veramente cose preziose, me le hanno chieste in tante. Mentre se cliccate in archivio abbiamo deciso di lasciare libero per tutti, senza registrazione, tutto quello trasmesso dal 2017 ad oggi, tra cui in data 29 ottobre 2020, quello cui dicevamo prima, no? La lezione maschi e femmine si nasce, uomini e donne si diventa, con le slide da scaricare. Ma ora andiamo con le domande, perché è di quello che stavamo parlando. Allora, ne abbiamo tante, quindi scusate, ma siete quasi 2000, quindi io non posso leggerle tutte. Vado veloce. Sheila, è vero, sono in modo sempre in modo solo teorico, naturalmente, riferito alla frase in dialetto che ti rompo tutto se non fai quello che dici. Però si dice, Sheila, questo complimento lo dico, dopo una giornata molto impegnativa mi sto un po' rincorando ed al tempo stesso sto avendo tantissimi spunti per migliorare la mia missione. Nuovamente grazie. Allora, grazie. Emanuela, la dottoressa ha parlato di psicomotricità corporea. Ha consigli bibliografici per approfondire? Quindi chiedo una piccola bibliografia. Vi manderò la bibliografia, però voi capite che la formazione corporea va fatta col corpo, non sul libro. Ok, quindi ecco, poi la metteremo, la pubblicheremo insieme alle slide nei prossimi giorni. Allora, Rita, come trovare una strategia di comunicazione empatica per bambini che hanno comportamenti oppositivi e provocatori? Questa è una bella domanda. Bisogna sì. Vedere, bisogna vedere, intanto tenere sempre presente che l'incoraggiamento va bene. Tenere presente che se è la sindrome oppositiva, questa è una cosa. Se sono invece comportamenti oppositivi quasi nella norma, ci sono delle strategie. Bisognerà che tu, caro Marco, mi ingaggi per un'altra allora, cosa. Bene. Guarda, perché, allora, perché c'è tutta una serie di scopi che il bambino vuole raggiungere col suo comportamento, assolutamente, che ci fanno fermare l'attenzione su quello che accade dopo il comportamento positivo del bambino, e non dobbiamo quindi incaponirsi a cercare la ragione, perché non la troveremo. Se invece osserviamo che cosa accade dopo questo comportamento, sappiamo che lui voleva raggiungere questo. E ci può essere lo scopo di avere attenzione, quindi è il bambino un po' molesto, lo scopo di imporre il suo potere, che potrebbe essere quello, se ho capito, di un bambino particolarmente oppositivo, vuol far fare agli altri quello che vuole lui, oppure lo scopo addirittura di avere vendetta, questa è una cosa un po' più sottile, oppure addirittura lo scopo di dichiarare la propria inadeguatezza, è come se dicesse lasciatemi stare. Ecco, però bisogna analizzarli un po' meglio e vedere quali sono i messaggi che l'insegnante deve dare. Rientrano però tutti nel processo di incoraggiamento, perché questi comportamenti devianti, chiamati devianti, sono tutti comportamenti di bambini scoraggiati, che mettono in atto come possono delle modalità per attirare l'attenzione su di loro, per dire guardami, io esisto e funziono così, fai qualcosa per me. Assolutamente. Allora, vengo a te perché Anna Maria mi dice molto 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 bello questo webinar, bravissima relatrice, peccato che è quasi finito il tempo, ne potete organizzare un altro? Ogni punto delle sue slide merita un approfondimento, come darle torta, Anna Maria. Io però su questo lo devo dire, abbiamo 85 webinar da qui a maggio. Quindi ecco, abbiamo tanti temi. L'anno prossimo. No, troveremo il modo di prendere la dottoressa Miano e portarla a noi molto prima. Quindi è quasi una promessa velata da una gentile minaccia. Allora, Alessia, secca così. Infatti c'erano tre puntini, quindi non riesco a contestualizzarla. Cosa pensa degli anticipatari della scuola dell'infanzia?
Allora, mamma mia, questa è stata una stagione, la stagione della Moratti, quella degli anticipatari. Qua bisognerebbe parlare delle classi, delle sezioni primavera. Le sezioni primavera sono quelle che raccolgono i bambini tra i 2 e i 3 anni, che allora non so. Ma anticipatari intende dire alla scuola primaria? Non ho capito. No, parla della scuola dell'infanzia. Quindi anticipatari dal nido verso la scuola Sì, penso dell'infanzia? No. di averla capita così, mi diceva, la rileggo, ma non la trovo più. Cioè, mi stanno entrando talmente tante domande in diretta Comunque che non ce la faccio. non penso bene gli anticipatari, perché rientrano in quel permesso implicito non dato al bambino di avere l'età che ha. E quasi sempre ci sono genitori ambiziosi che hanno delle aspettative altissime nei confronti dei bambini, che non rispettano l'età dei loro giochi. Ecco, do un Allora, giudizio di questo tipo, anche perché delle ricerche sugli anticipatari, soprattutto degli anticipatari della scuola primaria, hanno dimostrato che dopo questa loro precocità presunta si ferma. Perché esiste effettivamente una possibilità legata alla maturazione anche rispetto al pensiero cognitivo. secco diretto, Maria, che cosa intende per assertività con i bambini? Grazie, è stato interessantissimo. Ma questo vuole un corso accelerato. Ah, Non era, l'assertività non era riferita al bambino, era riferita ai genitori. Essere assertive significa non essere né aggressive e né troppo permissive. Quindi essere in grado di capire qual è l'obiettivo che tu vuoi raggiungere parlando con il genitore, questo bisogno tuo di docente di far passare un messaggio ai genitori, ma fare attenzione che tu sei la docente, dico il femminile perché in genere sono è una professione molto femminilizzata, no? Tu sei la docente che deve avere controllo maggiore, chiaramente, della tua modalità comunicativa, perché a livello istituzionale e nella perseveranza di ogni giorno questa competenza la devi avere anche affinata. Il genitore può essere anche irruento, è logico che in quel momento in cui lo fa ti disturba, ma tu devi avere la capacità di assorbire senza restituire. Essere assertiva significa riuscire a dire le cose che devi dire, però con quel sufficiente garbo che non è né l'aggressività di cui parlavo e nemmeno la ritirata per a un certo momento farà meno di dire la cosa importante, ossia devi pensare al bene del bambino. Il messaggio deve passare, evitando i due scogli, appunto, dell'aggressività o della passività, perché alla fine anche essere passivi è una cosa che non va bene. E magari si teme l'attacco del genitore e non si dice la cosa importante, no, non va bene. ne sono tanti sui genitori, perché comunque si trova una grande difficoltà a interagire col mondo famiglia. Io dico sempre Soprattutto che, oggi, sì. sì, io dico sempre, io sono genitore di un gatto, quindi per me è più semplice, no? Come si suol dire. Però vedendo i miei amici, quando poi i nonni finiranno di essere nonni, sarà un problema, perché anche chi è più giovane di me, i genitori di oggi hanno tante difficoltà, e poi dalle tue slide, dal tuo operare, dal tuo sapere sta emergendo. Mi piace anche l'idea che la Raffaello Libri, grazie appunto a queste collaborazioni, in questo caso con te Cinzia, che sia veramente uno spettacolo, offra un supporto in un concetto di alleanza educativa, scuola-famiglia, in questo caso editore. Tant'è vero che abbiamo messo, non tanto per la scuola dell'infanzia, ma se volete partecipare più per primaria e secondaria, proprio lo sportello amico. Quindi su Raffaello Formazione faremo dei webinar con una pedagogista clinica, dottoressa Marletta, e con un avvocato, l'avvocato Anna Maria Repice, perché poi anche il consiglio legale serve. Magari, vedi, lo sportello amico potrebbe essere l'occasione per rivederti. Anche perché mi arriva una domanda, scusate, sportello amico, la generalizzata, ma ha reso proprio. Stefania ci chiede: di cosa potrebbe avere bisogno un bambino che sfida l'adulto e ci fa il caso? Lo sfida Non ho tramite. capito, Allora, di cosa bambino. potrebbe avere un bambino un bisogno? Di cosa potrebbe aver bisogno un bambino che sfida l'adulto? Poi ci fa il Ah, caso. che sfida.
Sì, sfida. Lo sfida tramite il continuo trasgredire le regole, anche quelle del buon vivere comune. Lancia sassi, sporca con i pennarelli la maglia del compagno, i dei giochi collettivi. Non rispetta, ad esempio, lo stop. Un bambino con buone competenze di base, che a volte ha mostrato atteggiamenti di gentilezza nei confronti degli altri, ma durante la maggior parte della giornata scolastica non si relaziona correttamente con i compagni e ci dice che ha 5 anni e mezzo, la maestra Stefania. E che potrebbe avere bisogno? Eh Io non beh, dire. questa è una domanda più Questa è una complessa. domandona, più da Questa è una campo. domandona, sì. Allora. Questa è una domandona e si rientra un po' in uno forse di quegli scopi di cui parlavo prima. Bisogna capire com'è che si chiama l'insegnante? Stefania. Ecco, Stefania, prova ad osservare che cosa accade quando tu ti comporti in un certo modo con questo bambino, gliela dai vinta, non gliela dai vinta, non so come ti comporti. Quello che succede dopo è quello che lui voleva. Potrebbe anche essere che volesse essere punito. Sembra un paradosso, ma è comunque un'attenzione particolare che tu gli dai. Se il bambino in casa, bisogna vedere da che nucleo familiare viene fuori questo bambino. È complessa la cosa, non si può risolvere così in 4-4-8. Avrei bisogno di avere molti più elementi. Ok, allora guarda, rispondo un attimo io a Maria Francesca, perché Maria Francesca mi chiede come faccio per avere informazioni su altri webinar che organizzate, eccetera, eccetera. Quindi mi dà lo spunto perché mi dà proprio, mi porge il fianco per dire una cosa molto importante. Allora, questo è Raffaello Formazione, come dicevamo prima. Su Raffaello Formazione in basso trovate iscriviti alla mailing list. Riceverete puntualmente, senza spam, gli inviti alle partecipazioni di tutti i webinar che organizziamo. Speriamo presti altri con la dottoressa Miam. Quindi Maria Francesca, se ricordo bene il nome, oppure sono disnomico, non riesco a ricordarli, iscrivetevi alla mail list. 2 o 3 domande veloci, schiette. La ringrazio per queste bellissime riflessioni fisiologiche. Ce n'era una che mi era piaciuto tanto. Eccola, Tiziana. Ma quando si pitturano i bambini dell'infanzia in faccia, come intervenire? Ma Quando va si... bene che si dipingano in faccia, ma scherziamo, Non intervenire, quindi. dentro la formazione psicomotoria sono gli adulti che si dipingono in faccia, quindi. Mi era piaciuta. È da capire se vanno di pennello. No, ma Allora, va dico sul bene, serio. fa piacere. Naturalmente devono essere colori atossici, Ci chiaramente. mancherebbe altro. Allora, Maddalena. Come capire se il disturbo è solo emotivo-affettivo o se c'è un disturbo clinico, patologico, e quindi occorre rivolgersi a uno specialista? Come faccio io a rispondere? Non rispondiamo. No, è difficile sta cosa. Dovrei avere tutto un protocollo di osservazione, poi Certo. probabilmente Chiaro. se c'è questo dubbio, provi a parlare con molta cautela con i genitori, Ok. non naturalmente parlando di psichiatria, ovviamente, Ovviamente. parlando di un'osservazione psicologica, se se la sente. Allora, stiamo sforando anche per il quarto d'ora accademico, ma mentre noi ridiamo, ci facciamo domande, diamo un servizio, siamo arrivati a più di 170 domande in entrata, quindi perdonateci anche perché un quarto d'ora possiamo sforarlo, ma poi non possiamo approfittare più di tanto. Vado con una domanda diretta, perché mi era piaciuta questa di Marilena. Quando durante una conversazione il bambino chiede di intervenire? Ma il suo discorso non è in linea con quanto stavamo affrontando. Va ricondotto al tema evitando però che se ne risenta negativamente? Bisogna No, non va riportarlo su. ricondotto, non va ricondotto al tema. Va, anche perché la correlazione che in quel momento l'adulto non vede potrebbe esserci benissimo. Per esempio, ricordo una conversazione che era stata fatta sull'acqua e a un certo momento un bambino ha parlato che era andato a sciare durante l'inverno. Sembrava che non ci fosse nessuna correlazione. E invece, parlando dopo con il bambino, è venuto fuori che c'era, solo che era una correlazione più difficile da costruire. Ma bisognerebbe scrivere su un grande cartellone, quando si parla di un argomento e si vogliono raccogliere tutti gli interventi dei bambini, e dopo con delle frecce mettere al centro l'argomento, per esempio in questo caso era l'acqua. Naturalmente lo fa l'insegnante questo, e poi mettere
gli altri termini e poi sulle frecce scrivere qual è la correlazione insieme ai bambini, perché sono loro che aiutano. Mi è venuto in mente perché... Allora, noi stiamo ricevendo tante richieste di assistenza, chiamiamo l'assistenza per quanto riguarda il rapporto con i genitori, ma non è che adesso possiamo... Sì, no, ma... Posso anche indirizzare adesso, per esempio, Cecilia, ti leggo una cosa al volo. Abbiamo trasmesso sempre l'archivio webinar sul rapporto con le famiglie del dottor Filippo Sabatini, pedagogista clinico che mi piace molto, molto sul rapporto con i genitori. Magari se va lì trova qualche consiglio, perché Cecilia ci dice, tornando agli anticipatari, verso la scuola di infanzia, dice, ormai i bambini anticipatari verso la scuola infanzia, non nelle sezioni primavera, è fatto consueto. Assistiamo a situazioni di grande dolore e disagio da parte dei bambini, che in realtà dovrebbero ancora frequentare il nido. E ancora, lancia la provocazione, per quale motivo ci sono genitori che rifiutano evidenti disagi comportamentali dei loro bambini? È difficile confrontarsi con loro. Cecilia, vostra è la missione, io non so da che parte iniziare, ma fortuna che... No, la maestra non è una missione, una vocazione, Cinzia, non lo pensi come me? Allora, questo discorso della missione chiaramente da tanto tempo viene declassata, però io credo che il lavoro dell'insegnante non sia un lavoro qualsiasi, assolutamente, perché altrimenti diventa la morte civile, diventa un logorio incredibile, deve esserci quel quid, che magari possiamo non definire passione, ma deve esserci quel quid che ti crea quella specie di frenesia mentale e quella voglia di conoscere, di capire, e stai bene in mezzo ai bambini. Il problema è quello che hanno denotato i docenti, anzi hanno denunciato i docenti, che ci sono bambini sempre più irrequieti, bambini che sono i bambini portatori di un disagio anche educativo in famiglia, c'è poco da fare. Allora, mi scuso veramente con i centinaia di maestre e maestri che hanno mandato domande che non abbiamo potuto leggere, perché lo capite anche voi, anzi dovremmo staccare, ma ti saluto con l'ultima domanda, che questa è veloce, dai, perché mi è piaciuta subito. No, ci chiede... mi piace perché mi sembra di non rispondere. No, no, stai rispondendo. È difficile però, rispondere. Certo, al volo così. Anche perché, voglio dire, se la risposta prevede osservazioni, studi sul singolo caso, come possiamo... Questa è più semplice, posta te la faccio conclusiva. Irene, cosa pensa della nanna pomeridiana all'infanzia? È un momento importante tanto quanto il momento didattico o può essere tolto? La nanna. La nanna. Allora, io sono gemella... sono nonna di due gemelle. Una di queste che... aveva voglia di farsi la pennichella, non vi dico quali erano i modi, le strategie che riusciva a tirar fuori per poter sonnecchiare un po'. Ci sono bambini che hanno bisogno, non tutti, ci sono altri bambini invece che detestano essere invitati a dormire e non è giusto che vengano costretti a dormire, perché in questo modo il pomeriggio passa prima, diciamo le cose. E hanno bisogno di fare altre attività. Bisogna che vi organizziate in modo che ci possono essere quelli che hanno bisogno del riposino e quelli invece che hanno bisogno di essere mantenuti in attività. Io lo so che la tentazione di ridurre il pomeriggio nello stesso modo per tutti è forte, perché è molto più pratica la cosa, però secondo me vanno rispettate queste cose. Bene, non ti faccio più domande. Bisogni e fisiologici. Bene. Dottoressa Mion, è sempre un piacere. Cinzia, spero di poterti invitare nuovamente a passare del tempo con noi. Troveremo sicuramente l'occasione, perché solo dalle domande che mi sono arrivate, dagli spunti che hanno fornito, dagli spunti che hai messo sulle slide, abbiamo talmente tanti di quei temi a trattare che potrebbero essere innumerevoli. Siccome sono commerciale e per definizione persona orribile, ricordatevi che la dottoressa Mion ha scritto un bellissimo articolo all'interno della guida, quindi della guida che trovate su Raffaello Scuola, andate su Infanzia, ce l'avevo qua, Momenti per crescere, ma non la mostro, perché il tuo ruolo è, se lo faccio vedere, che è anche di cartone buono. Allora, grazie di essere stata con noi, grazie a tutti voi, e l'attestato arriverà fra 7 giorni,
la registrazione integrale da domani sull'archivio e quindi a presto per nuove esigenze. Complimenti. Saluti a tutti. Saluti a tutti. Ciao Marco. Ciao a tutti.